Niente, gli asciughi, raga. Gli asciughi. L'asciugo continua. Com'è, raga? Oh, e come sempre, con la colonna sonora più figa di sempre, partono gli streaming su Twitch di Lord Barlo e le sue live dell'impossibile. Sentite che bel jazzino sotto. Go anche la Boriola con sul Formighi della Trasando. Mia Gucci e Balenciaga. Mia le Gem. Gucci e Balenciaga. Li ho visti mai. So te che Gucci. Che gem vai. Comunque ragazzi, bentornati, bentornati. Abbiamo iniziato anche con un minuto di anticipo, perché almeno mi stacco da sto cazzo di cellulare che minchia continuano a rompermi i coglioni con cose che non me ne frega un cazzo. Allora, bentornati. Questa è la live del mercoledì sera. E niente, siamo qui. Questa live serve soprattutto a finanziare il canale e a permetterci di comprare nuove strumentazioni. Qui infatti ci sono delle barre delle donazioni. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ricomincio da capo perché ho visto che la notifica è arrivata solo adesso. Grazie a Sciapina, credo che si pronunci, che si è appena iscritta. Qua c'è una barra delle donazioni per aiutare il canale, comprare delle casse nuove mie per me, per ascoltare la musica insieme a voi come fa Fada, una webcam nuova che non sia soggetta a questi cambi di luce, vedi? Con le lampade dell'IKEA. E questa live può essere dannosa per chi è fotosensibile all'epilessia. Ciao Leonardo, ave miei fedeli sudici. Ho messo anche la Boriola con sul Formighi della Trasando. Adesso le facciamo anche noi con Flitns. FLTNS. Facciamo Fallitones. E al posto del Formighi mettiamo un opossum schiacciato con sopra il segno del pneumatico. E niente, oggi parleremo di Salmo. Ma prima di parlare di Salmo voglio dirvi che l'iscrizione a Twitch Arcade Boys è gratuita per chi ha Amazon Prime. Quindi, breve minuto di pubblicità, per chi ha Amazon Prime è gratuita, per gli altri sono tipo 5 euro al mese, che con tutti i soldi che spendete minchiate sono una quisquiglia, anche perché vi dà la possibilità di chattare in live. Buonasera a tutti, ciao Piercarlito, non vedo l'ora di vederti, e dà la possibilità a tutti di dire la propria opinione in live, anche perché queste live non sono io guru che parlo e dico una verità insindacabile e voi che dite sì ha ragione. Io voglio che voi dite la vostra e che si discute insieme, non è un monologo, è un dialogo. Quando farò i monologhi ve lo dirò, questo è un monologo, pagate il biglietto e applaudite quando vi dico di applaudire, mentre questa qua è una live per parlare con voi e discutere di argomenti. Oggi per esempio è Salmo, ma poi da Salmo passeremo ad altre cose sempre inerenti, non mi chiedete cose che non c'entrano un cazzo con la live. Buonasera a tutti quelli che sono arrivati. Vi ricordo, qua c'è una barra delle donazioni per comprare strumentazione e comunque per supportare il canale. Per tutti quelli che hanno Amazon Prime, l'abbonamento a Twitch è gratuito. Yeah, per tutti gli altri che si abbonino, cazzo. Allora, visto che non tutti hanno la possibilità e il piacere di donare, ogni tanto vi mando una pubblicità. Buonasera Accendino. Così, guardando la pubblicità, voi aiutate il canale senza dare un soldo, ed è una cosa figa. Pubblicità. Benissimo. Esegui annuncio. E vai con st'annuncio. Basta. Oh, bravo. Ok, sono riuscito a mandarla. Benissimo. Boriola col Formighi. C'è musichetta jazzino di sottofondo. C'è gente in live. Inizia ad arrivare, quindi direi c'è. E via, quindi stasera si inizia con questa bellissima live. Chi è che ha donato? Mi sono perso, stavo controllando una cosa, mi è arrivata Michele, hai donato tu? Ciao, ciao a tutti raga. Grazie a chi ha donato, non mi è passata così. En passant, mi spiace raga. Grazie a tutti quelli che donano, a quelli che si abbonano e quelli che commentano soprattutto. Adesso aspettiamo che arrivi un po' di gente perché la live è appena iniziata. E intanto vi saluto con il mio ave, i miei fedeli sudici. Ma quale Michele? Ho donato io, dice Accendino. Ah, grazie Accendino, grazie, grazie, grazie. Ah, come state? Guardate che bella dietro la maglia dei Satyricon, che è mica prepotente. Buonasera bro, dice Piro99. Guarda, si dice Ave Lord Barlo, non buonasera bro. Scusa, non volevo prendermi i tuoi meriti, dice Michele. Bravi, bravi, l'educazione e il rispetto è la base di tutto, mannaggia al cazzo. Oh...
Quindi oggi parleremo di Salmo, che se ne è uscito bello bello con dei dati Istat. Dico Istat perché l'ho sentito alla tele e suona bene. Dicendo e io dico e quindi voi direte ma e tutti insieme alla fine boh, e quindi questi saranno proprio i massimi termini della discussione. Sì intanto io chiudo la tasca col portafoglio. Oh senti, stavo controllando la pubblicità se fosse partita. Te ti offendi anche, puoi scrivermi per favore accendino cosa avevi scritto nella donazione, grazie. Oh allora, oh, buonasera a tutti, buonasera a tutti. L'ho fatto apposta per farti incazzare, dice Piro, perché hai fatto una citazione alla sigla degli Uomini Verdi. Ma no, Lord, ce l'avevo con Michele. Ah, bravo. Abbiatecela tutti con Michele. Oh, ciao Greyfox, Leonardo che c'è sempre. Bravo, 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 bravo Leonardo. Leonardo che era poi il leader delle Tartarughe Ninja, ricordiamo. Mentre il leader delle Tartarughe Minchia, quelli di Roma... Beh, abbiamo capito di chi parliamo. Allora ragazzi, Satya Macavelitadon 17 dice: non puoi biasimare la fanbase di quel preso male di Salmo se la vostra è ancora più puerile. Puerile? Ma io non biasimo. Cioè biasimo, io biasimo un po' tutti e tutto che non posso biasimare. Poi la mia fanbase, io comunque cerco di educarla, poi non è che puoi, però io almeno non dico, la mia fanbase sono tutti dei dottorandi, la mia fanbase è la merda, e io cerco solo di piantare dei semi in questa merda, con domani germoglieranno, capito? Il più figo delle Tartarughe Ninja è Donatello, a mani basse, Michelangelo, tutta la vita. Sì, sono proprio io, dice Leonardo. Machiavellitadon 17. Vi prendo tutti a schiaffi a colpi di katane, dice Leonardo. Esatto, esatto. Anche però sì che le Tartarughe Ninja, il più sgamato col ninjitsu era Michelangelo, lo sanno tutti, nonché elemento comico e quello più simpatico, con cui io mi sono sempre identificato. Infatti ho fatto il minchia tutta la vita e anche il ninja tutta la vita. Ero ninja minchia della notte. Litadon 17, puoi, come si dice, ampliare la tua frase, perché è interessante parlare anche di fanbase, perché la mia fanbase è veramente molto diversa fra loro, tra di loro, tra gruppi. Ho 3-4 gruppi nella nostra fanbase. Bella Barlo, dice Manzottino. Un ninja, esatto, un minchia ninja e un ninja. Sia chiaro che questa... qui usa le arti del ninjitsu, esatto. Sia chiaro che questa non è una live contro Salmo, come quella dell'altro giorno, non era una live contro Da Supreme. Stiamo solo analizzando tutte le varie sfaccettature che possono essere, no? Così interpretabili da una frase o da un Instagram Stories, visto che ormai non si parla più, ma si instagrammizza tutto. Già ci sono le persone fiere di essere sudici come me, bravo cazzo. Che cosa ne pensi di Geolier? Julian 071. È una live dove parliamo di Salmo, dove parliamo delle fanbase, dove parliamo dell'abbassamento dell'età in cui una persona ascolta il rap e del fatto di usare due pesi e due misure in base ai dischi d'oro e di platino, a chi li danno. Quindi se tu mi chiedi di Geolier, io ti dico bella domanda, ma faremo quando Geolier si degnerà di venire o ce lo manderanno, quando ne parleremo. Adesso non è proprio il topic della serata. Il Pro 99. La fanbase più schifosa che ho visto sono quella dei game player. Figa, i commenti sono troppi e leggono solo quando uno dona i soldi. Non mi sembra chissà quale interazione quella. Allora, quando i commenti sono troppi perché hai tanti 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 fan, è normale, dico io, che leggi solo chi dona. Perché sennò non riesci a fare né una conversazione né un gameplay. Però sì, di solito il gameplay secondo me è troppo sopravvalutato. Più bello essere meno e riuscire a discutere. Sì.
Ma com'è finita poi la cosa tra Salmo e Lucchè? Ah, non lo so, devi chiederlo a lui, Paolo Fascio. Scusami, sono nuovo. Giulian, tranquillo, te l'ho spiegato. Mio cugino di 15 anni ha 18 anni da 3 anni su Instagram. Bravo, esatto. Salmo deve capire che Machete Mixtape 4 ha avuto così tanto successo proprio per il pubblico di minorenni. Non che sia brutto, ma sicuro non è l'album dell'anno. Posso condividere questa tua opinione. Diventi scemo a leggere i commenti di 1000 persone, esatto. Sì, sì, è normale per carità, però non mi piace molto. Piro 99. Però è così. Tipo, noi adesso non siamo 10.000 in live, non siamo neanche in 1000 in live, quindi io riesco a leggere i commenti di tutti. Ovviamente do la precedenza a chi dona, perché mi sta dando dei soldi per comprarmi delle webcam nuove, delle casse nuove, quindi è giusto che do la precedenza a chi dona, a meno che tu non sia accendino. Se tu doni e sei accendino, anche sti cazzi, cioè, ti posso anche non leggere, perché, capito, è così. Però tutti gli altri di solito che donano li leggo sempre. Ad esempio Nightbot dice: supporta il canale, cioè il TP Stream, bisogno. Quindi, ritornando alla cosa, mi sa, fa freddino, mi tiro giù la felpina. Tra l'altro questa felpa, raga, è da Foot Locker, però mi piace un sacco perché è no logo, c'è scritto solo Foot Locker dentro. Però a me piace la roba no logo, tranne la roba della Trasando. Dami 97 si è sottoscritto, grande. Vabbè, non è che scrivo queste gran perle di saggezza, dice Accendino. L'età del fan del rap si è abbassata molto, infatti se si parla della hit estiva, dice Manzuttino, non rap, le persone dicono che è da bambini, basta solo che sia rap e va bene, esatto. Spero di essermi spiegato bene, sì Manzuttino. Cioè, rap uguale adulto, quindi malandrino, quindi droga, quindi sei adulto. Non è vero che uno che parla di droga è adulto, perché ci sono bambini che a 14 anni si pigliano le paste, quindi non è che sei adulto se ti droghi, sei un coglione se ti droghi. Tra l'altro Fada mi ha detto di non usare la parola con la D, con la S, con la F, con la G, quindi devo usare un sacco di pseudonimi. Consentiamo il nostro messaggio, allora. Ah, ecco. Machiavellitaton, non so, il 17, dice: io mi riferisco a quella mandria di marmocchi che sotto ogni vostro video commenta: a priori vi stimo, siete dei grandi, vi succhio il cavolo. A una dozzina di secondi dall'uscita del suddetto. Poi sono cancerogeni anche quelli che vi difendono a spada tratta, sempre e comunque, anche quando a volte state nel torto. Assolutamente. Allora, io sono totalmente d'accordo con te. E lo diciamo sempre. Abbiamo fatto dei video interi dove diciamo ai ragazzi: uno, che a noi non ci deve difendere nessuno a parte il nostro avvocato, perché abbiamo la bocca per difenderci da soli. Due, di non idolatrare nessuno, tanto meno noi. Tre, quando noi diciamo qualcosa, e l'ho detto anche all'inizio di questa live, quando io, Fada o tutti e due diciamo qualcosa, non è la verità assoluta, è la nostra opinione. Tu devi ascoltarla, se hai piacere di ascoltarla, e poi farti la tua. Ok? Terzo, sì, il vi stimo. Allora, il vi stimo, guarda, ti dirò la verità, fa sempre piacere sentirselo dire, soprattutto quando tu fai qualcosa che reputi divertente. Perlomeno lasciami la presunzione di credere che i video che faccio su YouTube siano perlomeno divertenti. E quindi sì, poi ovviamente se un ragazzino di 11 anni guarda i miei video e mi mette il cuore e mi dice vi stimo, sei un grande, a me va bene, cioè per carità, io sono felice di avere un ragazzino che guarda i miei video, perché in mezzo a tutte le minchiate che dico, cerco sempre di dare qualcosa di positivo, ok? Poi sta a sempre a te, che penso che tu abbia 17 anni, no? Dal numero del tuo nome, penso, poi se dico una cazzata correggimi. Poi sta anche a te distinguere, poi magari uno è magari un po' ingenuo e dice una cosa della serie ti stimo, cuore, a due secondi del video manco l'ha visto, ok? Sono altri problemi secondo me, cioè i problemi sono chi magari ti insulta a priori piuttosto che quelli che ti mettono il cuore a priori perché comunque gli piace quello che fai. È l'odio a priori, ma non l'odio verso di me, a me che mi insultano non me ne frega niente, sono abituato. È la mentalità dell'odio a priori, che forse è anche peggio del cuore a priori. Lebon 66, la verità è che Salmo in pochi anni è passato dai localetti da 50 persone a San Siro senza passare per TV o radio, ma è inevitabile che con certi numeri una parte della fanbase sia dei ragazzini. È inevitabile e non c'è niente di male, infatti. Discorso adesso lo affrontiamo bene, intanto sto leggendo un po' dei vostri commenti. Le paste che prendo io sono quelle della pasticceria, bravo Manzuttino.
Il Piro 99, per me Salmo è consapevole di aver fatto un album per un target più ampio e magari più giovane. Beh, era molto commerciale, come disco rap hardcore. Non penso che Machete Mixtape sia il suo album preferito che ha fatto, anche perché non è solo suo, esatto. Accendino dice, rispondendo a Machiavellita Don, diciamo che quel tipo di persone sono quasi a livello di quelli che odiano a prescindere. Esatto, quello che ho detto io. A me piace anche, però che do Bali quando si pubblica solo per vantarsi dopo un po'. Ma sì, ci sta, un po' di autocelebrazione, è comunque un rapper. Leonardo dice, comunque i dati possono anche essere falsati perché prima molti ragazzini mettono una data di nascita diversa, dato che prima dei 13 anni non ci si può iscrivere ad Instagram, e secondo me è giusto. Ma la sera, buon Lord Barlo, Bogno 5, ma la sera anche a te. Occhio a quei 2222, se eviti di scrivere ste minchiate e scrivi qualcosa di vagamente intelligente, io sono più contento. Non leggo i tuoi messaggi, occhio a quei 222 perché sono messaggi da coglione. Se scrivi qualcosa un po' più, Bano, per curiosità, sei mai stato a Parma? No, non sono mai stato a Parma. Amico mio, ma è intelligente? Sì, ma se io dico la parola con la D, occhio a quei 2222, poi quando ripubblico la live su YouTube mi demonetizza, quindi devo stare attento a dire la parola con la D. Tu l'hai scritto dicendo per fare un discorso più ampio, ma adesso lo affrontiamo. Lebon66 lo ha ammesso in varie interviste che con Playlist sapeva di allargare il target. All'intervista con RTL ha detto di non essere mai andato in TV o radio grandi perché pensava di voler raggiungere i suoi risultati semplicemente col suo talento, e ci è riuscito. Esatto. Amico mio, cosa? Ciao Barlo, Salvini mangia bambini? No, dai, sarà un altro Salvini. Amico mio, ma non lo sapevo. Ok, tranquillo. Dove sta Pierchi che mi manca qua in chat? Anch'io voglio monetizzare con la parola con la D. Ok, iniziamo. Allora, io voglio leggervi, a proposito di questa... A proposito di questa cosa, un articoletto che ha pubblicato Rebel Mag. Quel minchia di Valeria di Rebel Mag. E Instagram, Rebel Mag... Pier Carlitos purtroppo non può dire molto. Comunque Machiavelli è lo pseudonimo alter ego utilizzato da Tupac poco prima di morire. Sì, lo ammetto, sono anche un fanboy di merda. Va bene, ci sta. Allora, Rebel Mag. Ah, aspetta, raga, dovete darmi un secondo perché sto cercando questa Rebel Mag. Rispetto per tutti, ciao Pierchi, bravi. Rispetto per tutti, tranne per chi non lo merita. Questa è una grande verità, ragazzi. Allora, stavo leggendo Rebel Mag. Eccola. Per carità, se nel dubbio parla dei giganti, che tanto quello è sardo. Ok. Solo il 12% del pubblico di Salmo è minorenne, ha detto Salmo, no? Ha pubblicato una serie di dati, Salmo, dicendo solo il 12% del mio pubblico è minorenne. Ok? Sto leggendo adesso appena... Vedi, minori di 18 anni, 12%. Tramite Spotify Artist, infatti, Salmo ha mostrato la fascia di età del suo pubblico. E dice, minori di 18 anni, 12%. E tra i 18 e i 22 anni, 38%. Ora, calcolando il discorso che mi dicevate anche voi in chat, che uno, per accedere a Spotify social, usa magari il Facebook dei genitori, o mette semplicemente un 18 al posto di un 11, 12, 17... Possiamo fare una media per eccesso, sicuramente, che il 40-45% del pubblico di Salmo è minorenne. Ok? Detto questo, niente di male. Anch'io quando avevo 15, 16, 17 anni, mi ascoltavo gruppi che si presuppone fanno musica per adulti, tipo black metal, punk hardcore, hip hop hardcore, eccetera, eccetera, eccetera. E quando andavo ai concerti... Caccio, dal 12 è un poco forzato. Lo so, forse il 33, dai. Vabbè, in pratica c'è il nulla in quell'articolo, accendino. No, in quell'articolo c'è una cosa molto, molto importante. Adesso lo dico, stavo solo dicendo. Io ai concerti, quando andavo e quando vado, vedo tanti minorenni. Che sia Jamil,
che sia Salmo, che sia chi cazzo volete. Io vedo ragazzi anche di 16 anni che vanno ai concerti, ed è normale. Chi cazzo deve andare ai concerti, vecchi di merda come me? I ragazzi a 16-17 anni che hanno la cazzimma, che sono già hardcore da ragazzini, vanno ai concerti, ed è giusto, è sempre stato così, sempre lo sarà, ed è sacrosanto. Non ci si deve vergognare se un ragazzino di 16-17 anni che si affaccia alla vita e si sente già adulto ascolta Salmo, i Gorgoroth, gli Scrugnes, eccetera eccetera eccetera. È normale ed è così. Ok? Il discorso è, Salmo ha pubblicato questa schermata dicendo, o almeno facendo sottendere, l'1% che ascolta Salmo ha più di 60 anni. Cazzo sei cocciante che c'hai quelli di 60 anni che ascoltano Salmo. C'avranno quelli di 60 anni delle vecchie guardie hip hop che si ascolta Salmo, per carità. Perché in Italia sa quasi timore o sembra di avere un pubblico giovane, non ci vedo nulla di male. Mi sembra quasi... sembra quasi che lui abbia detto, guardate che, sì è vero, il disco di da Supreme mi ha mangiato la testa, però sai, lui ha tanti fan, ha tanti ascolti, perché lui ha tanti bambini che lo ascoltano, è ragazzino, ha tanti ragazzini. No Salmo, è lo stesso pubblico, è nella cricca con te, lo stesso pubblico che ascolta che ascolta Salmo, ascolta da Supreme, ascolta Lucchè, ascolta l'FSK e ascoltano tutto, ok? Che poi abbiano delle preferenze, questo è certo, come tutti. Però non diciamo, però tu hai fatto più di me, ma perché a te ti ascoltano tanti bambini. E la storia prima fai vedere tutti gli oro e tutti i platino, meritatissimi per carità. Non è una live per sindacare la musica di Salmo. Può essere il migliore del mondo, può essere il più retorico del mondo, può essere il più stiloso del mondo, può essere il più fake del mondo. Non ce ne frega niente. Questa è una live, è un processo alle intenzioni più che un processo alla musica, ma non è neanche un processo, è solo un quello che è percepito da uno che legge questi articoli o che vede queste Instagram stories, ecco. Intanto vi mando una pubblicità. Il discorso è, cosa fai? Prima fai vedere tutta la sfilza di oro e platini che hai guadagnato, hai vinto, hai conquistato. Io mi preoccuperei di avere un target molto adulto, non mi piacerebbe sapere di avere quarantenni in maggioranza. Offre contenuti, Salmo, nelle canzoni che per forza sono diretti a ragazzini, ma non è un male. Però ci vedo loro ai concerti che seguono i suoi testi come esempio di vita, non un quarantenne. Esatto, perché se hai un quarantenne e ancora c'hai gli idoli, i rapper o i cantanti, hai dei cazzo di problemi. Io ho uno di 17-20 anni che ha un idolo, che è un cantante, un rapper, un metallaro, lo capisco. Ma se ne hai già 30 e passa e ancora c'hai gli idolini... Per me hai dei problemi, ma proprio dei problemi di relazionarti con la realtà, però vabbè. Dicevo, cazzo, sembra quasi che devi fare due pesi e due misure. Ah, io ho il disco d'oro, però c'era anche Johnny Scandal. Un momento però, Johnny Scandal ha il disco d'oro perché ha tutte le ragazzine stupide che lo ascoltano. Se io invece faccio il disco d'oro è perché sono un figo. Ah, ma io ho il disco di platino. Ma ce l'ha anche Capo Plaza. Ma Capo Plaza perché trappa ai ragazzini che non sanno niente di musica e l'ascoltano a 20 anni al disco di platino, non vale niente. Io ho il disco di platino perché sono un poeta moderno. E no raga, perché il pubblico è lo stesso. Salmo rosica tantissimo per Da Supreme. Quando Da Supreme ha superato il suo record, Salmo ha subito annunciato Buon Natale 2. Esatto. Il problema è che in Italia da sempre, in tutti i settori, il talento dà fastidio al talento degli altri. Nessuno è contento per te. Nessuno ti dà una mano, nessuno ti spinge e ti vedono sempre come un nemico, come un problema, come una concorrenza. Non c'è una gratificazione della serie bella, tanto c'è spazio per tutti. Se tu guadagni non mi stai rubando soldi a me. C'è sempre questa gara chi ha il cazzo più lungo. Ma tanto se poi non lo sai battere, fioli, te lo dai in faccia il cazzo lungo. Hai capito? Voglio dire, una persona sicura di sé e del suo lavoro ride, se ne sbatte i coglioni. Quando io piglio per il culo J-Ax, per dire... J-Ax poi magari, che ne so, mi invita ai concerti, mi fa fare le interviste, eccetera. Se io piglio per il culo uno a caso e si offende e si incazza e mi dissa
e mi fa bobbing e non mi vengo, non vengo né io né i miei amici vengono a fare interviste da te, vuol dire uno che rosichi, due che non sei così sicuro di te come fai, come vuoi far vedere. Perché altrimenti se parlo dice una cosa, tu ridi, dici ma che coglione, oh, ha fatto la battuta, è un coglione, ridere, parlo. Se parlo dice una cosa e tu vuol dire che minchia, ho beccato proprio il tasto dolente. Uno che è sicuro di sé non rosica. Uno che è sicuro di sé non ha paura della concorrenza. Fa il suo, continua a fare il suo, ha il suo pubblico. E se quel pubblico è condiviso con altri non gliene frega niente. A mio parere, i numeri sono oggettivi, dice Dami, indipendentemente dal target di riferimento. Non capisco perché devono giocare a chi ha il pistolino più lungo al posto di godere di quello che hanno costruito artisticamente insieme, tra l'altro. Le Bon. Ma se Salmo ha pubblicato per primo i risultati di The Supreme facendogli complimenti. Dov'è? Poi ovvio che se hai il primato su qualcosa ti rode un po' perderlo. Il rap è competizione, non ci vedo nulla di male, pure se fosse. Le Bon 66, ovviamente tu sei un fan di Salmo e va benissimo così. Però io ti sto dicendo che quello che dico io è solo uno dei tanti percepiti. Non è che è così e basta. Io sto solo dicendo. Può anche sembrare, quello che sto dicendo. Però questa cosa del tagliare fuori chi è più bravo e cercare di fare mobbing è verissima in tutti i settori. Eh sì, vogliono vederti andare bene se gli stai simpatico, ma mai meglio di loro. A me pare che Salmo in quest'ultimo periodo, dice Cecio99, abbia fatto tutti sti gran testi, per la carità, è bravo e tutto. Però se fai testi per persone giovani avrai un pubblico giovani, e va bene. Vabbè, non è che se uno va a un concerto allora idolatra il rapper. Io vado ai concerti perché mi piace la musica di un artista, non certo perché faccio dell'artista il mio idolo. Beh, però per i ragazzini avere un idolo è normale, li ho avuti io. Li hai avuti anche tu, Accendino, penso. Secondo me, che non so un cazzo, e qua tanto di cappello, c'è spazio per tutti ora che il rap va è in mainstream, esatto. Forse i rapper tipo Salmo non concepiscono come il loro disco di platino valga come quello di Johnny Scandal perché si sentono paragonati a livello di talento, quando non sono i numeri a farlo, e soprattutto il talento di uno non è lo stesso di un altro. Sono talentuosi in aspetti diversi. Poi dice Claude, dice, ma non doveva ritirarsi? No. I miei idoli sono a rischio di ban, lo so, Accendino. Che ne pensi dell'articolo di Paolo Madeddu su Rolling Stone nella monopolizzazione del rap sulle classifiche? Guarda, non l'ho letto, non leggo Rolling Stone da quando è andata una certa signorina a scriverci. Ma poi sono i minorenni che maggiormente ascoltano la musica, esatto, non i cinquantenni, dato che dopo una certa età gli adulti ascoltano sempre gli artisti che ascoltavano da adolescenti. Jackpot, è vero. La musica è soprattutto un fenomeno giovanile, soprattutto la musica di protesta e la musica di ribellione, soprattutto il rock and roll. Perché adesso Salmo, sì, è in chiave rap, però è rock and roll Salmo. Il rock and roll lo ascoltano i giovani. E se io domani metto su il mio gruppo folk e lo metterò, manca poco, ho già una demo pronta di 10 pezzi. E il mio pubblico vengono ragazzini di 16 anni che si ubriacano e ballano tutta sera. Io sono contento. Se vengono quelli di 20 io sono contento, se vengono quelli di 40 sono stracontento, ma se vedo un sacco di ragazzini che pogano e tornano a casa sfasciati, io cazzo vado a casa col sorrisone perché sto lasciando qualcosa a una generazione che verrà. E questa è una cosa importantissima, e se mi ascolta un ragazzino di 12 anni, io dico cazzo, questo a 12 anni ascolta me, magari a 16. A me mi ha già superato come voglia di ascoltare me. Se ascolterà qualcosa di più figo di me, o di più complicato, o di totalmente diverso. Capito? E io sarò solo contento. Perché discriminare? Prima, allora, e sai cos'è? Io adesso parliamo di Salmo, ma è una cosa che vale per tutti gli artisti. Quando gli fa comodo, ho fatto più numeri di te. Poi quando non gli fa più comodo, e qualcun altro fa più numeri di lui. Ma la musica bella mica la fanno i numeri. Quando gli fa comodo, ho il disco d'oro, ho il disco di platino. Poi quando gli fa comodo, ma il disco di platino, tanto lo fa anche Johnny Scandal, quanto può valere il disco di platino? Cioè allora raga, due pesi e due misure sempre, fate pace un po' col cervello. Io non voglio usare la parola coerenza perché coerenza non c'ha nessuno. Però almeno su degli argomenti semplici abbiate una versione che magari può cambiare col tempo, però non è che bisogna questo bipolarismo a seconda della convenienza, perché sennò è bipolarismo. Buonasera Lord, ciao Dope. Ma non tutti sono come te, molti hanno la coda di paglia. Raga,
Va bene, ma poi qui si sta parlando del nulla. Finché non ci sono i contenuti, c'è poco da vantarsi del disco d'oro. Esatto, ma poi c'è da dire che il rap sembra stia lentamente morendo, dice Dix. Tix. Sempre più gente compra gli ascolti, sempre più sta virando verso l'hip hop, sempre il pop. Secondo me, per fortuna, la moda è ciclica, ormai il rap sta passando. Esatto, tornerà il rap conscious puzzone dei centri sociali, che è quello il vero rap. Alla fine, raga, aveva ragione Inoki. Anche perché dubito che Salmo reputi qualcuno meglio di sé. Però ragazzi, io ho ascoltato l'ultimo disco di Salmo e io l'ho trovato un disco fighissimo per un ragazzo di 20 anni, di 16 anni, di 18. Perché io che ho 32 anni ho riascoltato insieme a Fada, ma questo è un mio gusto personalissimo, ok? Io ho riascoltato Come uccidere un usignolo di Ernia, ho detto wow. A livello di scrittura, a livello di immagine, a livello di storytelling, a livello di concetti, di citazioni. Cazzo, quello è stato veramente un disco adulto, figo per persone adulte. Minchia, Salmo, va bene, figo tutto. A livello musicale, figo. A livello di suoni, figo. A livello di innovazione, figo. Sta sul pezzo, è figo. Presenza scenica, è figo. I live li fa da Dio, perché lui è un rocker e quindi, yeah. Però minchia, è una roba per allargare il target, per andare incontro a un target che vuole delle cose. Cioè, a me di andare a un concerto di uno che mi dice sono il diavolo e spacco tutto e ammazzo tutti e la citazione alla droga, la citazione al film di Pulp Fiction dopo un po', cioè, io ho un concerto di Ernia, ho un sacco di cose che una canzone mi lascia. Oh, le canzoni di Salmo mi lasciano un po' meno. A me! Ma perché? Perché io ho 32 anni e secondo me Salmo scrive benissimo di quello che vuole, però giustamente per campare con la sua musica ha un pubblico giovane ed è giusto che sia così. Ernia, che infatti non fa i numeri e i soldi di Salmo, è di nicchia. Ma perché? Perché Ernia scrive più per sé. Ma ho fatto solo un esempio a caso. Potevo dire Sfere Basta piuttosto che cazzo ne so, mannaggia la... Qualsiasi altro. C'è da dire che il rap sembra stia lentamente morendo. Ah, ok, ho già letto. Alla fine un ciclo va a sfociare sempre sul discorso che due pesi e due misure, esatto. In Italia c'è meritocrazia solo quando uno è più scarso di te. Poi diventa solo competizione, ma non quella sana, esatto. Evviva, saremo 14 stronzi ad ascoltare roba seria. Ma io sto in fissa. Quando arrivi a una certa età è difficile trovare qualcosa che ti sappia stupire, ma non deve neanche stupirmi Sigaretto 83. Mi deve intrattenere, deve divertirmi. E a una certa età le persone intelligenti semplificano. Mi prendi un concetto, me lo racchiudi in due o tre frasi, mi fai una canzone con una chitarra, mi deve solo intrattenere, mi deve divertire, mi deve commuovere, però... io non voglio più che mi stupisca la cosa. Io voglio che mi faccia stare bene. Un disco rap adesso a me come è difficile che mi dia qualcosa. Goblin Cutthroat. Se cercate qualcosa di crudo e viscerale, è vero, c'è Acid One, ma la traccia, quella traccia male. Penso sia di una poche canzoni rap che mi piacciono sul serio. Il testo, io non sono un estimatore del genere, l'ho sempre ascoltato, ho preferito altro. Ma è come dire Metal Carter, no? Metal Carter fa un genere horrorcore, slash, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi ascolto Metal Carter, no? Per dire, quando me lo metto su, perché voglio sentire un certo tipo di mood che mi piace, eccetera. Salmo si impone un po', secondo me, come tipo di scrittura a farsi un po' idolatrare dal ragazzo giovane, capito? Fine, sempre semplicemente quello. Poi rispondo a Barlo. Ognuno col proprio bagaglio culturale e esperienze va da sé che cerca e viene appagato a un livello diverso di contenuto. Difatti i ragazzini di oggi, che sono pigri e non ricercano la musica e il contenuto, vanno in fissa per le peggio porcate spammate dai social e quant'altro. Va da sé che a noi quella roba fa ribrezzo, esatto. Compton 66. L'attacco più ridicolo però è quello di Gue. Fa una strofa decente ogni 3 anni, ma sembra che lui può. Esatto. Stupire nel senso che sappia farti scoprire un nuovo punto di vista su qualcosa che già conosci. Ah, è vero, figo, sì. Giamma, cosa ne pensi di Mostro? Stiamo parlando di altro. Ernia sputa in faccia a mezza scena quando si parla di testi.
Salmon potrà avere un largo pubblico e essere versatile in tutto, ma finché continuerà a sentirsi Dio non uscirà mai. Questo non l'ho detto io, l'ha detto Andrea C03. Io sto cercando magari qualche commento che mi è passato. Ok, questo è, ragazzi, non trovo giusto che a seconda della situazione tu cambi totalmente versione. Allora, sapendo che comunque scrivo e finisce lì, gli ho detto che nella scena rap italiana la crisi della trap è dovuta al ritorno dei contenuti e ciò porta a una necessità di crescita del pubblico, e visto che la mia generazione è nata con la trap, necessità di un contenuto da ragazzini anche se hanno 20 anni, e per questo c'è il fallimento della trap, ma in realtà è semplicemente un ricambio generazionale. Non esiste la meritocrazia? No, allora, diciamo una cosa, Sfera Ebbasta, se Sfera Ebbasta è famoso, ha del merito che lui sopra i beat di Charlie Charles e di CQ, che chi cazzo è, ha trovato un timbro giusto, delle parole giuste, un'estetica giusta, quindi a livello commerciale, a livello comunicativo, Sfera Ebbasta è un vincente, e chi dice il contrario è un coglionazzo. Salmo uguale, ok? Infatti Salmo e Sfera hanno fatto un featuring insieme, quindi perché se cosa vuol dire quindi questo? Cioè, il disco d'oro di Sfera Ebbasta è il disco d'oro di Salmo, è la stessa cosa, visto che poi fanno i featuring insieme. I concetti che esprimono sono quelli, cioè parlano più o meno delle stesse cose, se ci pensate. Salmo cosa ha detto nell'ultimo disco? Io sono leggenda, sono immortale, non morirò mai perché sono un artista e la mia musica vivrà per sempre. Ma insomma, un po' così, cioè, quando faranno la storia del rap italiano dal 2000 al 2020 avrai una paginetta 2 dedicata a Salmo, ma voglio dire, non è che Leopardi, capito? Cioè, queste cose non lo dice neanche Mubutu. Tornando brevemente al discorso di prima, vedi noi 87 quanto cazzo scriviamo e Barlo fa un po' fatico a leggere, argomentare e stare al passo. Pensa con 1000 persone in chat. Eh sì, ragazzi, purtroppo devo leggere tutti. Qui si parla dell'artista, non della persona. Si parla del personaggio correlato a quello che fa. Forse non hai capito bene il focus. Ah, Mikey. Ok. Ma certo, ragazzi, ma certo, ma poi voglio dire, se tu ti presenti, no? Hardcore, super hardcore, se non vado in tele perché sennò bestemmio, poi vai in televisione a prendere il telegatto, e allora per far vedere ai tuoi fan che sei coerente, che sei quello duro puro, vai a prendere il telegatto, posso bestemmiare? No dai, non lo faccio, completamente gratuita. Cioè, cosa mi rappresenta? Mi giochi sullo scandalo della droga, della bestemmia, della parolaccia? Ma chi si esalta per una roba così? Un ragazzino, o comunque uno che ha un QI di terza media. Cioè, capito? Se mi porti il rock and roll, mi porti il rock and roll è protesta, il rock and roll è ribellione, e la ribellione è ribellarsi a qualcosa che ti sta stretto e che non ti va bene. Se la tua ribellione è solo poter bestemmiare la televisione, voglio dire, non è... Ma quello non è... Ma questo è per farvi capire, è volutamente riferito a un pubblico di super giovani. Solo che poi non te ne devi vergognare, vanne fiero. Dici, io voglio un pubblico giovane per plasmare una generazione e farmi il mio cazzo di esercito. Perché io lo voglio un pubblico giovane a cui dire le mie cose e cercare di dargli la mia visione della vita. In modo che so che un domani queste persone cresceranno e vedranno il mondo un po' più come lo vedo io, e il mondo sarà un po' più come piace a me, anche grazie ai miei fan che crescono. Non c'è niente di male, perché poi vergognartene? Cioè, questo è solo quello che a me, leggendo gli articoli che hanno scritto su Salmo, viene da dire. Non è detto che sia così. Non è detto che sia così, attenzione. Compton 66. Va però detto che Salmo da sempre ha abituato il pubblico a fare il cazzo che gli pare. Da quando fa rap il suo pubblico costantemente si divide ogni 2 anni in chi lo preferiva prima e chi apprezza la sua versatilità e cambiamento. Ragazzi, stiamo parlando di uno che a un concerto del 1° maggio ha toccato il sedere la conduttrice in diretta nazionale. Ma credo che sia...
so, cioè, se io fossi una donna e mi fanno così, ti tiro uno schiaffone che ti devono fare la chirurgia plastica, non perché sei il divo del momento e tocchi il culo chi vuoi. Questa è una che o già aveva intenzione di dargliela o c'era già perché tu, io sono lì a lavorare, te mi tocchi il culo, io... Cosa vuol dire poi? Questo poi se lo faceva un altro, anche lì due pesi due misure, anche per la critica, se lo faceva un altro era una roba sessista il 1° maggio, guai. No vabbè, io alcune canzoni di Salmo le sento appunto perché ha quel concept, ma almeno io almeno lo riconosco che le sento in Nike. È marketing, Barlo, dovremmo distaccarci da questi atteggiamenti e ascoltarci la musica, è fatto per quelli che non ci arrivano, è vero che ne approfitta, ma a me piace la sua musica. E ascolta quella, se il resto è merda lo lascio merda, ma infatti Salmo come musicista è bravissimo. Io non ho mai detto il contrario. Ti sto dicendo che se tu fai tutto del marketing, dell'hype, del giocare sui ragazzi, eccetera, eccetera, poi non nasconderti dietro un dito dicendo no, ma il mio pubblico sono tutti maggiorenni, è solo una piccola parte minorenni, io non faccio musica per bambini. Fai musica per adolescenti che però ragionano col culo di uno di terza media. Che cosa vuol dire? Contiamo anche l'età cerebrale oltre quella anagrafica. Perché i testi comunque di un rapper, se riesce a farlo bene o no, dipende anche dai suoi studi. Esatto. Marrakesh, magari, prendo come esempio lui, che è di strada, magari scrive con un lessico meno forbito. Ma non è vero, Marrakesh è molto intelligente perché ha letto molto rispetto ad Hernia. Hernia è più intellettualoide, ma Marrakesh è molto intelligente, attenzione. Non gli manca il dizionario a Marrakesh. Ci pensano in pochi, ma penso sia una cosa da prendere in considerazione. Ma non siete i primi a screditare i 12 sul canale? I 12? Chi sono i 12, Andrea? Poco vanto di averlo fatto, io mi staccavo la pelle dalla faccia. Ah, sì. Sono da... Cos'è che dice? Scusatemi, eh. Non capisco dove sia il problema che il suo pubblico sia di minorenni. Ah, non lo so, però leggendo degli articoli sembra che lui voglia prendere le distanze dicendo io se faccio il disco d'oro è solo grazie a me e non ho un pubblico di bimbi minchia, quando in realtà il pubblico è lo stesso per tutti i rapper, è normale. Anche perché se tu analizzi la figura Salmo artistica è palese che è indirizzata verso gente di 16-20 anni. Perché uno che si esalta con Salmo... Non ha 40 anni, raga. Comunque se li ha, cazzo, è un po' indietro a livello di mentale. Perché? Perché uno di 40 anni secondo me non dovrebbe esaltarsi con uno che è bestemmio, è coca, è bestemmia e quelle robe lì. Secondo me non dovrebbe esaltarsi per quello, ma per quello che mi dici nelle canzoni di figo. Parere mio. Fuori classe musicalmente, assolutamente, Salmo. Questa è la mia impressione, dice Serena, e parlo da fan di Salmo, ma a volte mi sembra che Salmo sia intoccabile, nel senso che se magari dicesse qualcosa contro di lui o un mio coetaneo probabilmente non sarebbe d'accordo, perché sui fan, e nessuno è intoccabile. Infatti l'unica critica a Salmo, mi sa che la sto facendo io in questo momento, se no guai a chi lo tocca, però nessuno è intoccabile, ragazzi. È facile, sui ragazzi può funzionare, va da sé che i più grandicelli dicono oh no, io non mi faccio prendere per il culo, nonostante magari qualcosa l'ascolto. È sacrosanta sta cosa, ma infatti Salmo quando fa le figate, ma quando fa le minchiate, cioè non è che non le fa, eh. Intendo dire quello, Barlo, nel senso che Hernia usa un lessico molto da intellettuale. Vabbè, Barlo, però te devi calcolare anche la fanbase che c'è fin da Chainsaw. Ho capito, ma cosa vuol dire? Che tu, per tenerti una fanbase vecchia, devi continuare a dargli quello che gli davi 5 anni fa? Cioè, se tu evolvi, dovrebbero evolvere con te i tuoi fan. Non pretendere che ha sempre la bestemmia perché sennò non sei hardcore. Perché allora è un pubblico di deficienti. E come dire, il pubblico è deficiente e il rapper, per allargare il pubblico, dà roba da deficienti ai deficienti, così i deficienti dicono e vai che figata. E allora poi non ti lamentare che ma il mio disco d'oro vale più di quello di Johnny Scandal. No, Johnny Scandal parla d'amore per le ragazze. Punto. Sempre stato coerente, sempre stato lui. Sempre stato quello, e sempre quello ha voluto fare. Te, cioè, vuoi essere preso sul serio, però sei consapevole di avere un pezzo di pubblico che vuole quello e tu glielo dai apposta, sennò perdi il pubblico, cioè... insomma. Mikey dice... Sai cosa, Arcade Boys? Sono dell'opinione che bisogna pensare anche al background.
Se guardiamo il background di Salmo, c'è davvero tanto, tanti concetti, tanta musicalità. Arrivato a questo punto, se uno decide di avere un certo atteggiamento come lo sta avendo lui, può farlo, perché è alto dietro. Sì, e allora è lo stesso discorso. Certo che può farlo, Salmo può fare quello che vuole, ma è lo stesso discorso di Gue Pequeño. Hai fatto dei dischi fighissimi, hai fatto dei pezzi dove facevi la politica, insegnavi, minchia, alla gente che non sapeva la politica italiana dagli anni 80-90, e adesso fa quattro dischi dove... sono quattro dischi uguali, dove ogni canzone è uguale all'altra, ogni tanto fa un pezzo bello, e allora, ma Gue può farlo perché prima, 10 anni fa, ha fatto le figate. Però adesso stai facendo le stronzate. Allora, se mi parli di 10 anni fa, 5 anni fa, ti dico è vero, 5 anni fa erano fighe, però adesso, se fai quello che fai per vendere, per marketing, almeno dillo che non c'è niente di male. Tu dici, non devo dimostrare niente a nessuno, le figate le ho già fatte, adesso faccio quello per fare show. Però dillo, non nasconderti poi dietro un dito, capito? Poi non mi dica che insieme a quel NSC mi mette di sottofondo un rancore o un murbuto, anche perché sennò mi chiedo come riesca ad essere ancora in vita. No, con l'NSC di solito ascolto Irish. Irish. Guarda che in America cosa fanno pur di allargare il pubblico? Gente che pubblica robe allucinanti, esatto. Nico Mersoni, si sta parlando del pubblico dei rapper e dei rapper che, insomma, fanno tutti quelli hardcore, però poi hanno un pubblico di ragazzini, ma non lo ammetto. Salmo famoso per il doppio feat in King del Rap, davvero? Io lo posso farlo, esatto. Goblin Cutthroat, per citare Acid One, io non capisco perché il rapper atteggiato debba avere il cane. Io giro col gatto in zona industriale. Tutti possono fare quello che vogliono, seguire la tendenza e le mode, atteggiarsi come tutti a mo' di fotocopia. Tutti possono farlo, ma non tutti gli daranno la stessa credibilità. Esatto. Andrew Banks 9. Ti confermo che Salmo è ascoltato dalla maggior parte dei ragazzini di 13 anni in su. Io avendo 14 anni, vedo solo i miei coetanei ascoltare la trap e rap, come ad esempio Salmo, e tutti dicono e tutti affermano fermamente che Salmo sia il migliore di sempre nel rap italiano, senza magari sapere chi sono Stock e Buddy. E già, esatto. Poi vabbè, che loro sono hip hop, ma penso tu abbia capito. Esatto. Non c'è una cura per l'anima. Dai raga, non divaghiamo. Piccola digressione off topic. Venerdì Murubutu viene nella mia città. Sto in hype a 1000, salutamelo. Comunque, come stai, Barlo? Un po' di mal di gola, a furia di parlare. Però il discorso è questo, raga. Tutti, anche io ho un pubblico di gente di 12 anni, che magari capisce un quinto delle cose che dico. E allora? Io dico sempre, ragazzi, se avete 13 anni, 14 anni a livello cerebrale e non capite, disiscrivetevi. I rapper non lo fanno mai. Però dicono, no, guarda che ai miei concerti, a me mi ascoltano solo quelli fighi. Non è che ascolto Salmo, quindi sono figo, ascolto Murubutu, quindi sono intelligente, ascolto Rancore, quindi sono sociale, ascolto Inoki, quindi sono true. Non è che è un automatismo, eh. Quei ragazzini probabilmente non hanno la curiosità di esplorare il vastissimo mondo musicale per trovare qualcosa di meglio di da suo primo Salmo, e quindi ascoltano quei 3 o 4 che vanno per la maggiore e dicono che sia il meglio che c'è per partito preso. Il pubblico dipende come lo educhi. Mica per forza uno che ha 14 anni è stupido, bisogna vergognarsi di averlo. Esatto, ma io lo ripeto, io sto in fissa di ragazzini di 14 anni molto intelligenti che mi scrivono anche in privato con cose fighe, con cose stimolanti, e rispondo quasi sempre a tutti. Mikey dice: forse ho detto una cazzata, mi sono espresso male, tranquillo. Aspetta, che con tutti i commenti che vanno mi perdo. E dai, cazzo di rotellina del mouse. Uno dovrebbe puntare a migliorarsi sempre, però c'è da rispettare le sue scelte, diciamolo. Sta investendo tanto sul marketing, lo sta facendo bene, i suoi 5 dischi di platino nel cielo e nella stanza nella conferma. Beato lui, e scusa per il modo che mi sono espresso prima, ma a livello di comunicazione Salmo è perfetto, preciso, divertente, geniale, idee, tutto, preciso, perfetto. L'unica cosa, bisogna anche dire, ragazzi, io comunque adesso le cose hardcore le ho fatte, adesso sto facendo anche un po' di show, non mi rompete i coglioni. Non che dire, no, ma perché io, a me mi ascoltano gli adulti, o comunque chi ascolta me è adulto e invece se ascolti gli altri sei un coglione, o il disco d'oro degli altri non vale come il mio disco d'oro. Ok, come contenuti può essere, ma come pubblico è lo stesso, fidati.
Raga, io ho iniziato a sentire rap con i Dogo verso le scuole medie. Sono del 98. E già li venivano considerati. Ottimo, credo nel tempo questa cosa abbia preso sopravvento sul suo essere artista, Alexian Q. Grazie, infatti. E Salmo ancora non esiteva. Pure perché conosco gente che fa finta di ascoltare Rancore per fare il finto radical chic. Cioè, finto radical chic. Già radical chic è merda. Tu sei finto radical chic. Ma guarda, per me puoi anche ascoltare Drefgol. Non è che sei ritardato per questo motivo. Dio. Ciao Drefgol, vieni a trovarci che è uscito il disco nuovo. Ma dov'è che ti scrivono in privato? Sul profilo Real Barlo. Se arriva un punto della carriera dove inizi, non hai più nulla da dire o da tenere, quindi devi fare questa gara del cazzo dove vince quello con più numeri. Ok. Bisogna accettare il fatto di avere anche ragazzini tra il proprio pubblico, ma va bene. E non dire drogarsi è bellissimo in ogni canzone e farsi la codeina in score, esatto. Ho fatto ascoltare canzoni con testi veri a dei miei amici e loro rispondono sempre che non gli interessa il testo e allora mi viene da pensare che una persona non può dire che il rapper X è il più bravo di tutti se poi non ti ascolti quello che dice, esatto. Cioè, tanti ascoltano Salmo perché è Salmo, non per quello che dice, non gliene frega niente. È Salmo, è figo, perché comunque anche Impatto è figo. Boh, è Salmo, è figo, è bello, è fregno, ha la maschera, il sangue, quelle cazzate lì, allora ascolto Salmo. Salmo è un ottimo showman e credo col tempo questa cosa abbia preso sopravvento, esatto. Ma nessuno mette in dubbio che stia sbagliando, lui sta facendo tutto in modo perfetto per il suo target, ma va da sé che, come tante altre persone che sanno analizzare le cose e hanno metodi di paragone, si fanno una risatina quando sentono certe cose, esatto. Io ci sono andato al concerto di Salmo, eravamo al massimo ventenni. Boh, va bene, sto in fissa, però ventenni non è che sei grande a vent'anni, eh? Cioè, hai fatto 18 anni l'altro ieri, sei un ragazzo. 16 anni sei ragazzino, a 20 anni sei un ragazzo. Non è che sei un adulto. Secondo me questo repack sarà una bella mina hardcore. Come titolo, una delle canzoni più hardcore che abbia mai fatto, non se l'è filata nessuno. Vabbè, ma quelli sono gli stessi che quando andava l'house ascoltavano quella. Ora va al Sagar secco, ascoltano quello. Madonna, il secco. Si arriva a un punto della carriera dove... ok, ho già letto. Non sarebbe la stessa cosa se lo dicesse. La sua incoerenza è ciò che sta funzionando, secondo me. Se lo annunciasse pubblicamente fallirebbe. Allora è un po' anche prendere per il culo la gente. Io tutto quello che faccio lo dico pubblicamente e cerco di essere il più trasparente possibile. Anche la shitstorm dei fan di Salmo contro Lucchè fa capire l'età dei suoi fan. Esatto, raga! Cioè, esatto! Esatto, Valerio M17. Minchia, grazie. Ma secondo te, tu dici il mio pubblico è adulto. Comunque fai trasparire che io non faccio musica per bambini, i miei fan sono tutti diciottenni, sono tutti maggiorenni, comunque un pubblico adulto e fanno le shitstorm. Tu a 18 anni, a 20 anni, a 25 anni, a 33 anni. Lucchè sei un coglione, Lucchè me l'ha detto Salmo. Tu non sei adulto, tu sei un bimbo minchia di 20 anni. Tu sei un bimbo minchia di 20 anni. Lucchè merda, viva Salmo. Questo è un pubblico adulto? Questo è un pubblico adulto? Questo è un pubblico da prendere a badilate in faccia. Le shitstorm. Andando al liceo, avendo amici della mia età, dice Yantix. Consento. Scusate raga, io leggo i messaggi un po' così perché mi conosceva Marrakesh da prima di persona, il che non è per forza orribile, bla bla bla. Il vero problema è che manca la varietà, gli album che girano sono gli stessi, i generi gli stessi, la conoscenza è sempre zero. Ciao Xandor. Cosa cambia fra i fan di Lucchè, Salmo o Gue o gli youtuber? Il pubblico è lo stesso. Esatto. Il pubblico è lo stesso. Cioè raga, io sono cosciente che tra il mio pubblico c'è gente che si guarda X Murri, c'è gente che si guarda in Me contro te e non fa differenza tra gli Arcade Boys e che cazzo ne so, Scherzi di Coppia o che ne so, o Ciccio Gamer. Quindi io prendo atto che per loro sono uno youtuber e guardano i miei video per quando sentono la parolaccia ridono e non capiscono niente. Prendo atto. Invito sempre a queste persone a disiscriversi dal mio canale. Lo ammetto serenamente che ho un pubblico che penso una buona metà sono dei bimbi minchia, ma anche gente di 18-20 anni che sono dei ritardati, perché quando faccio le live dove dico che Fada è un satanista e fa le orge con George Bush mi chiedono se è vero e hanno più di 20 anni, quindi io questi non li considero gente intelligente. Prendo atto e vado avanti, ragazzi. Più che dirgli di disiscriversi, non so cosa fare. E è una cosa di anche maturità, secondo me, no?
che tanti rapper non hanno o non gli conviene fare. Però dopo un po' la gente si accorge. Se cercate qualcosa... Ok, minchia, sono andato troppo indietro con la roba. Immaginati in un mercato dove chi ha il cazzo più grosso vince. Forse potresti essere trasparente adesso, ma magari in quella realtà lo faresti anche tu, perché sono leggi di mercato e scelte. Se vuoi restare trasparente, sai già dove devi e non devi andare. Lui ha scelto così. Ma non è vero, perché allora... Salmo diceva, io non andrò mai a X Factor. Poi c'è stato il periodo che era in trattativa e si parlava, facevano gli articoli, Salmo X Factor, Salmo X Factor. Poi non è andato. Ma non è andato perché? Se era coerente ed era veramente hardcore, diceva no, subito. Non che stava in trattativa, dipende quanti soldi mi dai, devi darmi più di Fedez, perché io sono più di Fedez. Per me è come se l'ha fatto X Factor, perché se lo pagavano abbastanza lo faceva. E poi puoi anche andare a X Factor a fare il bullo, a fare quello che è, la coca, la bestemmia. Ma sempre disandato. Quindi, voglio dire, ammettiamo le cose e va benissimo così. Le scelte di una persona artisticamente e lavorativamente, se funzionano, funzionano. Io non sono né contro i social, né contro i talent, né contro le pubblicità, né contro le marchettate. Sono contro la gente che pretende di prendermi per il culo, ecco, perché è un insulto alla mia intelligenza. Poi sta a voi decidere di mettere dei paletti della serie. Ok, io ti seguo, ti stimo, ti supporto qualunque cosa fai. Però una cosa è supportarti perché ti voglio supportare, mi stai simpatico, mi piace quello che fai, come lo fai e da dove vieni e cosa hai fatto in passato, ti supporterò sempre. Però una cosa è non prendermi per il culo. Il mio supporto ce l'hai comunque, non prendermi per il culo, perché io non sono stupido. E questo è una cosa, è un senso critico che dovete avere con tutti. Figa ballo, ti immagini la generazione di oggi se andava in fissa per i Mayhem e Varghe del suo tempo, tutti in galera, esatto. Quindi mi stai dicendo, io vi seguo dal giorno 1, da quando c'era quello a cui non dai neanche più un saluto. Oltre a ridere su certe cose mi fate riflettere su altre, anche se spesso sono in disaccordo, giusto? Il vostro punto di vista resta comunque interessante, ma infatti non devi ripetere quello che dico io a Zendor 95, è giusto così. Mi guardi, ridi, quando faccio un discorso serio ascolti, ti fai la tua idea, discutiamo in chat, perché io non sono lo youtuber guru che dice «è come dico io!» Fate la shitstorm, ho ragione io, ripetete... Io voglio discutere con voi, infatti sto leggendo tutti i vostri commenti, perché anche le vostre cose sono interessanti, non solo le mie. Non è vero, per esempio, Shade è dentro una major e nel mercato, mi sembra molto trasparente, esatto. Si dice che Fibra rifiutò quasi 1 milione per non andare X Factor, questo non lo so, però può essere. Per i contenuti che porta, ovvero fa canzoni d'amore, ma perché ha un genere diverso, non perché è trasparente come artista. Ma per quale motivo Vegas è passato da parlare di puttanate a fare un bell'album? Perché Vegas si è accorto che doveva fare un disco, secondo me Vegas ha fatto un disco, cazzo, dove si è messo a nudo, ha fatto un disco maturo che una persona di 30 anni come me ascolta e dice oh, che bello il rap. Che bello il rap di un ragazzo della mia età che dice cose che io posso dire. Oh, minchia, sediamoci, beviamoci un amaro, facciamo un bel discorso serio. Perché il disco di prima di Vegas era tutto, guarda come brillo, ho fatto i soldi, ce l'ho fatta, ho il Mercedes, compro i gioielli. Che cazzo me ne frega? E tutta la tua bravura la usi per fare quelle minchiate lì. È come se tu hai un PC della NASA e lo usi per mandare le email. Cazzo. Vegas ha fatto un disco della Madonna, se l'è inculato nessuno. Non se l'è inculato nessuno. Per quale motivo? Comunque adesso tutti a criticare Salmo perché non è coerente ed avete ragione. Però è quello che ha scelto lui per avere più successo, l'avremmo fatto un po' tutti. Ma infatti non critico la sua incoerenza, critico il fatto di nascondersi dietro un dito. Un rapper modello per i ragazzini dicendo robe come posso bestemmiare eccetera. Certo, però poi non dire io ho un pubblico di persone adulte, perché le persone adulte non si esaltano con le minchiate, neanche se sono per fare hype, soprattutto se sono per fare hype. Persone adulte si esaltano quando fai una cosa figa, non quando punti sul sensazionalismo. Sensazionalismo prende gli stupidi, eh?
Perché sa che se non l'avrebbe fatto era destinato ad annegare. Bene, Vegas ha fatto uscire un album? Eh sì, abbiamo fatto anche la reaction, vatela a vedere su YouTube. Salmo ha già rifiutato 1.000.000 5 anni fa per X Factor. Anche se non è giusto, penso che la coerenza si possa comprare a 5 zeri. Certo, ma io, guarda, se Salmo fosse andato X Factor, io me lo sarei guardato, sarei stato contento. E finalmente a X Factor c'era un giudice che aveva una cultura rock, punk, metal, elettronica, rap e poteva giudicare. Io non gli avrei detto un cazzo, ma della serie, io sono contento se un metallaro, un rapper va a X Factor, a concezione che questa persona abbia una concezione musicale. Sfera, X Factor, per favore ragazzi. Ma se non sei in super hype, la gente non ti caga, puoi fare anche il disco più bello del mondo. E allora, raga, non mi rompete il cazzo dicendo io ho un pubblico maturo, un pubblico adulto, se ti caga solo e se ti ascolta il disco solo se ti vesti da barbone, fai il disco, fai i video, li metti su YouPorn e vai in televisione e tocchi il culo alla tipa, roba da metterti le dita negli occhi, vai in televisione, ah, oh, non bestemmiare. Se la gente ti caga solo se fai quelle robe lì, il tuo pubblico non è maturo, avrà anche 20 anni ma non è un pubblico adulto. Avrà anche 40 anni, non è un pubblico adulto se ti cagano solo per quelle cazzate lì. Oh. Oh no. Se c'è qualche fan di Salmo, mi dica per favore se ho ragione o no, perché secondo me ho ragione. E questo non c'entra niente con la musica. Io sto parlando della fan base. Secondo me Salmo è come quelli che guardano me e mi dicono ma Barlo spaccati le tastiere, Barlo bestemmia, Barlo ubriacati in live. Ma se te ti diverti con quella roba, sei un deficiente. Se tu non capisci il perché io mi sono rotto una tastiera in testa, ma vedi la gag fisica e ridi, vedi le faccette e ridi, disiscriviti. Quello non è il pubblico che voglio io. Non è andato X Factor e ha rinunciato a un sacco di soldi, ma l'ha detto solo dopo che si era parlato di lui per un lungo periodo. Esatto, e grazie al cazzo. Hai ragione, Sfera X Factor non ha senso, infatti noiosissimo. Anche Junior Kelly è andato in tele a dire viva la figa, ma Junior Kelly è tutto marketing, ci sta. Infatti ha ragione, lui lo sa bene che non sono adulti la maggior parte dei suoi iscritti, e allora che non mi venga a pigliare per il culo. Cioè era una cosa proprio che sembra proprio perché, guarda caso, da Supreme l'ha superato, cioè però da Supreme sembra implicitamente dire però da Supreme sono tutti bambini, grazie che mi ha superato quei numeri. Barlo hai ragione, però l'hype ci sta. No, l'hype è la morte del disco. È come la gente che vota Salvini perché sventola il crocifisso, ma votalo per le cose che fa, se lo devi votare, se le fa anche. L'età naturale è solo un numero, l'età mentale che conta, esatto. Poi c'è Bruce Dickinson, cantante nei Maiden, che una volta è invitato a The Voice, mi pare, e ha rifiutato fior fior di quattrini dicendo che secondo lui quel programma è degradante per chi lo fa e per chi partecipa. Bravissimo, è vero. La tastiera in faccia è storia, ma io mi sono rotto una tastiera in faccia, uno per fare ridere, due perché io faccio uno show che fa ridere, tre per farvi capire che certa musica di merda, quando l'ascolto, mi viene da spaccarmi le cose in faccia, ma era una critica alla musica, non era mi rompo la tastiera in testa per fare il circo fino a se stesso. Cazzo. Poi vabbè, contestualizzato c'è un senso, 4 spettatori in più del secco, ma 4 neuroni in più almeno. Ma speriamo. Poi non è che io sto a fare le gare a chi fa più spettatori. Io mi fregio di portare dei contenuti, portare dei concetti, portare dei discorsi e fare un programma su Twitch da youtuber, perché sono io uno youtuber. E al posto di fare le challenge, mi bevo lo yogurt con le mani fasciate insieme alle tipe per far vedere lo sbroffo in faccia, cerco di analizzare lo specchio dei tempi e dirvi ai ragazzi: ragazzi, la musica è bellissima, i rapper sono bravissimi, però non facciamoci prendere per il culo e capiamo le cose, guardiamo un punto di vista un po' critico, perché se non c'è una critica, ragazzi, non c'è obiettività, se no è tutti fighi, tutti bravi, tutti belli. Per fare un prodotto buono il 50% dell'album deve essere hype, fai un po' che merda, 70% viral marketing. E allora guarda, compratevi un disco di hype, compratevi un disco, no? E al posto della musica ci sono dentro solo le Instagram stories di tutto l'anno. Tanto a voi vi interessa l'hype, compratevi il DVD del rapper con solo le Instagram stories di tutto l'anno, tanto è solo hype che vi fotte a voi.
Giuchi si è sottoscritto, grande. La challenge dello sbroffo era Greta Menchi con Favij. E tutti sotto i bambini di 11 anni, perché chi guarda Favij, voglio dire, giustamente un gamer. Lo sbroffo in faccia! E allora, Andre, se ci pensi è un'ennesima mossa di marketing, dato che tutti quei ragazzini ritardati che si ascoltano Salmo si sentono dire che la maggior parte dei suoi fans sono grandi e quindi i ragazzini lo ascoltano e si infottano un botto per ste cagate, ma la cosa peggiore è che dopo vengono anche a dirtelo che loro ascoltano musica per adulti perché si sentono fichi. Per fare un prodotto che vende non è non che buono, esatto, geniale. Lo facesse qualcuno di Macete sarebbe primo su Spotify, esatto. Barlo, fallo te e poi vendilo nelle metro, stile marocchino, minchia davvero. Tipo la FSK che viene pompata per il meme ollare. Sì. Niente dopo il facial fada, niente più. Prendiamo come esempio l'ultimo album di Eminem. È uscito senza nessuna promo hype. Non se lo è mai ascoltata a mezza persona. Esatto. Barlo, sono d'accordo che sia incoerente e che faccia scelte discutibili per creare hype. Ma puoi biasimarlo? No, io non lo biasimo. Io non lo biasimo, io dico solo. L'unica cosa che sto dicendo, ragazzi, è non rinnegate la vostra fanbase e non pigliate per il culo le persone, o comunque non pretendete di pigliare per il culo me. Io non biasimo nessuno. Raga, questo è business, devi fare hype, devi fare pubblicità. Lo faccio anch'io, ma almeno lo dico. Io quando faccio le cose le dico. Devo fare hype, devo fare pubblicità, devo fare dissing, devo fare le cose. Tutto lecito. È come il wrestling. Ci sono le mosse, grandissimi atleti, ma è tutto finto. Allora diciamolo che è show business. Show business. Affari e spettacolo. Basta. Che cazzo. Ascolto Salmo da quando avevo 16 anni, con Street Drive In, e continuo ad ascoltarlo tuttora. Il problema è che ormai sembra che se non hai 18 anni dai fastidio. Quando stanno facendo i primi numeri, anche se hai 13 anni vai bene. Una volta che sei arrivato a un pubblico molto più vasto, se il monorenne ascolta, sembra che quei numeri non te li sei guadagnati tutti, ma solo in parte. Goblin Cutthroat, gliene frega talmente tanto della musica che una volta accompagnati al concerto da mamma e papà spruzzano lo spray al peperoncino sulla folla. Figa, alla loro età mi sono andato a vedere Judas Priest, Motorhead, Scorpion e Kiss, e là da bimbo tra gli adulti si stava ora a parlare di musica, cazzate, svagarsi sbevazzando con tutti, con sconosciuti che in quel contesto erano fratelli. Così, vabbè raga, te sei vecchio, mi parli delle cose dei vecchi, grazie. Ma non è vero, Eminem l'ho ascoltato 3 mesi filati. Sì, ma tu... Beh, insomma, Eminem ha fatto un'intera canzone contro Trump prima di far uscire il disco. Quello era per fare hype, solo che non ha funzionato. Hai visto che Vegas Jones ha ammesso di voler diventare mainstream? Ma sono contento per lui. Ma io sono contento che Vegas Jones diventi mainstream con il disco che ha fatto uscire adesso. Sono contento che Amy Schilla diventi mainstream e faccia anche la canzone per la ragazzina. L'importante... Amy Schilla ha fatto una cosa fighissima. Ha detto a un suo concerto: ste ragazzine non portatele a imputtanirsi ai miei concerti. I concerti rap non sono roba da ragazzine. Comprati il disco ma non me le portate qua. E ha fatto bene. Ma cazzo, ha preso posizione, ha fatto bene. Non ha detto: no, ai miei concerti le bambine non ci vengono. Ha detto: se tu sei una mamma e porti tua figlia di 13 anni al mio concerto a mignottare, sei una... cioè, il concetto era quello. E Mischi l'ha fatto bene. E ha fatto meglio di Salmo in questo frangente, come onestà intellettuale. Oh. Beh, in effetti virale no, ma non è andato male. Intanto Inoki e Ketama scazzano su Instagram. Oh signore, quanto l'ho stimato Amis per questa cosa. Esatto. L'esempio perfetto in generale del prodotto buono del mercato dell'intrattenimento è il film Joker, bellissimo e con un hype dietro di un anno e mezzo. Sì, ma Joker è un capolavoro. Ed è un capolavoro. Ma Amy Schilla sta sulle palle a molti perché dice le cose in faccia. Come stanno, ma almeno è vero. Mi ricorda qualcuno. Amore, fa caldo. Ma Amy Schilla sta sulle palle a... ok. Detto ciò, questo non è un attacco a Salmo, alla sua musica o alla sua fanbase. È un attacco a... un atteggiamento di tanti rapper che cercano di nascondersi dietro un dito. Raga, il pubblico dei rapper, signori rapper, che vi piaccia o no, è lo stesso degli youtuber. E in quel pubblico ci sono i bimbi minchia,
e ci sono i ragazzini di 14 anni molto svegli e intelligenti, ci sono i 18 anni ritardati e ci sono i 18 anni che amano la musica, ci sono i trentenni che vi idolatrano e che si fanno toccare il culo in diretta il 1° maggio e ci sono quelle che se non gli porti un mazzo di fiori e le porti a cena ti danno uno schiaffo e ti cambiano i connotati. Prendetene atto. Mikey, proiettiamoci in un'altra realtà. Anche lui sta provando a fare marketing ed è evidente. No, non voglio parlare del secco, che quello porta sfiga, fammi toccare i coglioni, va. E Mischilla, poverino, è messo da parte nella scena abbastanza per sta cosa. Non è in Macete Mistake 4 e nemmeno in Mattoni, per esempio. E chi se ne frega, non ce lo metti? E Mischilla fa le sue cose, vede lo stesso e non c'ha bisogno di entrare in una cricca. Vedi? Il Piro 99, se non sei in Mattoni e non sei in Macete Mixtape 4, non sei nell'album di Marra, allora non sei uno di quelli fighi. Oh, chi se ne fotte di entrare in una cricca ristretta che siamo noi, che siamo noi 20-30, siamo la vera scena rap, tutti gli altri sono di serie B. Ma che cazzo stai di? Ma che è brutta sta roba. No, lo so, volevi fare un esempio, però cazzo. Salvo, mi è sempre piaciuto, ma ultimamente è un po' troppo autocelebrativo, due palle, ma sì. Non sopporto il fanatismo e la sua fantasia, di chi ti ascolta un po' per modo e poi sparisce. E quando acquisti fama e meritocrazia non ti ascolta più nessuno, a casa mia questa ipocrisia. In fondo, se ci pensi, è soggettivo, anch'io da ragazzino volevo sentirmi alternativo. Ascoltare cose per pochi, ma non per tutti. Sai cosa è successo? Alla fine siamo cresciuti. Esatto. Occhio Barlo, questi sono gli stessi discorsi di Slim Dog, non so chi... Oddio. Il range di diffusione è molto minore se non hai una crew dietro. Ma non è vero. Non è vero, dai. Non hai capito, Barlo. Non era per niente così come intendevo il mio messaggio. Era per dire che la scena mette da parte i veri perché prevale il mercato. Vabbè, allora che non mi rompano il cazzo che sono tutti veri, sono tutti hardcore. Rompano il cazzo a Ultimo perché pop. E poi, cioè, sti cazzo di rapper rompono tutti le palle a Ultimo perché è pop. È pop, quello è pop, è merda. E poi sono lì a... È il ritornello cantato, è il trend, è la moda, è la base, è il reggaeton, è la canzone, è la citazione all'ultimo film trend, è la citazione a Netflix, è la citazione qua, è il vestito che va di moda, è le cioè, più pop del rap adesso non c'è niente, pure quello hardcore. Ah, signore. E boom, raga, comunque, ho già parlato troppo, 1:10 di live, io spero di avere... analizzato la cosa per quello che è percepito dal pubblico, comunque per quello che ho percepito io, poi magari non ho capito un cazzo come al solito, per carità di Dio, però sono contento di aver parlato con voi e boom. Fare la cricca è sinonimo di stizza al culo. I giovani stanno prendendo piede grazie a YouTube, marketing, eccetera. Stanno sull'Olimpo, ma i titani social mediatici stanno arrivando. Donate bastardi, esatto, Cendino. Il messaggio è ripetuto perché l'ho inviato prima per sbaglio e è appena stato approvato dal mod, ok. Cosa ne pensi delle streamer che ballano sul palo? Ma non lo so, meglio di quelli che giocano ai videogiochi. Barlo, ma dove dormi te adesso? Lì, su quel letto qui. Sono a casa del mio fisarmonicista. Bruno dice, grazie Lord, stimoli sempre il pensiero. Stimolo il pensiero e anche la diuresi. Quoto. Volevo chiedere, forse c'era un fan di Salmo che sicuramente si è rotto il cazzo e se n'è andato via. Che però saluto e spero di averlo, non so, stimolato in qualche modo. Anche solo andare a cacare o a mandarmi a cagare. Era... come si chiamava? Non mi ricordo. Lebonski qualcosa. Vabbè raga, se ci sei batti un colpo. La verità è che tu, visto che non sei riuscito a fare il rap, dice Sandor, parli di Salmo perché vuoi metterti allo stesso livello suo. Farlo sembrare un amico parlandone con leggerezza. Non è mio amico Salmo. Dovete rispettare l'arte, questa è gente che ha fatto sacrifici. Se non ce l'avete fatta dovete andare a spazzare per terra. Devi andare a fare il pane. Non possiamo fare tutti creativi, qualcuno deve fare il pane. PS, non informatevi, bravo. Io volevo fare il rapper, esatto. Raga, io quando faccio il rap, lo faccio ancora il rapper, perché è divertente,
Perché intanto grazie della bellissima citazione. Bello, ho letto sicuramente meglio del negozio di Fada, sì. Ma no, Mike Xendor ha citato Lolo nell'intervista con Max Brigante ed è bellissimo. No, io stavo dicendo, io il rap lo faccio ancora, penso di farlo decentemente, lo faccio per divertirmi, e come dice il buon Johnny Gioielli, faccio il rap come quelli che vanno a giocare al calcetto il giovedì sera. Chi gli piace le mie robe se le ascolta, gli altri non se le ascoltano. Non voglio più fare il rapper di lavoro, ho sempre avuto dei gruppi metal, punk, tuttora un gruppo punk folk che sto portando avanti con grande soddisfazione, grazie. Quindi faccio il rap, faccio lo youtuber, faccio il comico, faccio il cazzo che mi pare. Se sono un fallito, va bene. Ma l'arte, per me, la creatività è divertimento, serve a me come hobby per svagarmi. Io non mi sento, non ho una frustrazione per non essere diventato un rapper famoso. Perché comunque Ninjate vi cacca in testa a tutti. E la trovate su Spotify. Sì, perché se la scriveva Salmo, Ninjate era un'opera d'arte.